Abbiamo intercettato fortunosamente la lettera che Daniela Santanchè ha scritto al presidente Napolitano per la grazia all'ex cavaliere, quindi la riveliamo in esclusiva. Leggo. Signor Presidente, anzi Maestà, chi le scrive è Daniela Santanchè, detta la pitonessa. Anzi, mi chiami pure Grazia come l'atto di clemenza che le chiedo per porre fine all'ingiustizia di una sentenza politica che priva Forza Italia del suo candidato ideale, l'Italia del migliore premier degli ultimi 100 anni e il mondo dell'unico leader, come ha scritto giustamente Brunetta, in grado di affrontare da pari a pari Obama, Putin e la Merkel. Sire. Ma l'ha visto Renzi dalla Merkel, per carità, a noi piace tanto, è così carino, tant'è che Dell'Utri lo voleva assumere in Publitalia, però con la cancelliera era troppo in soggezione, neanche un cucù, neanche una telefonata a fiume mentre lei aspettava sotto il sole, non l'ha nemmeno chiamata culona inchiavabile, si è limitato a mettersi un cappottone siberiano, modello Totò e Peppino divisi a Berlino e a sbagliare la bottonatura, sai che roba, Berlusconi si sarebbe inventato ben di meglio, una puzzettina in ufficio magari, una toccatina di culo, magari sarebbe tirato direttamente giù i pantaloni per fare la gara a chi ce l'ha più lungo, non ci siamo ancora. Come vede, Altezza, l'Italia ha ancora un grande bisogno di lui, ma lui purtroppo è fuori gioco, è stato condannato a 4 anni per una frode fiscale che certamente non ha commesso. Del resto, ve lo vedete, Berlusconi a violare una legge è assolutamente impensabile, è chiaro che non può essere. Poi la Cassazione lo ha anche interdetto per 2 anni dai pubblici uffici, ma i più interdetti siamo noi che non abbiamo più il leader. Pensi che non può nemmeno votare. E questo, detto fra noi, non è neanche male, perché sarebbe capace pure di votare Renzi, tanto gli piace Matteo e tanto gli stiamo sulle palle noi di Forza Italia. In più, una legge illiberale, la legge Severino, votata da un branco di deficienti, cioè noi, Maestà, non faccio per vantarmi, lo ha dichiarato decaduto da senatore e incandidabile per 6 anni. E adesso me lo spiega lei chi ci mettiamo come capolista alle europee? Marina, che parla come Paperino? Barbara, che da quando ha preso in mano il Milan non si vince più neanche a sparare, Pier Silvio, che è Pier Silvio e si chiama pure Pier Silvio, se l'immagine manifesti, vota Pier Silvio, dai, o quel povero Toti che ancora non si è capito dove l'abbiamo preso, uno che non lo candiderebbe neanche il PD, Alfano, che pure è Alfano, al confronto è un genio, tanto per dirle come siamo messi, non sappiamo più nemmeno come chiamarlo, senatore non si può. Onorevole, neanche, presidente no, perché a parte il Milan non presiede più niente, cavaliere nemmeno, si è autosospeso, Silvio no, perché Francesca si ingelosisce, resta pregiudicato, imputato, ma pare brutto, o utilizzatore finale, ma non mi pare proprio il caso. Per questo, sire, le chiedo di graziarlo, se non vuole farlo per lui, lo faccia per noi. Conosco la sua obiezione. Ma per chiedermi la grazia scelgono proprio la Santanchè, cioè l'esponente di Forza Italia che mi sta più sui coglioni. Effettivamente quello che ha detto anche Berlusconi, infatti, mi ha fatto un cazziatone che non finiva più. Lo ammetto, sono stata un tantino ruvida con lei, sire. Ho detto che ero pentita di avere votato la sua rielezione, ho detto che lei è un vecchio comunista golpista e bugiardo, ho detto che piuttosto la prossima volta voto Prodi. Ho detto che se era per me votavo pure l'impeachment proposto da Grillo, ma sono cose che si dicono, lei lo sa come sono fatta e anche come sono rifatta, peraltro, però sono pronta a rimangiarmi tutto, del resto non sarebbe neanche la prima volta. Anni fa stavo con Storace e dissi che votare per Berlusconi era inutile perché lui le donne le vede solo in orizzontale. Poi tornai da lui, che mi lasciò in verticale anche perché ero maggiorenne da un pezzo. Giuro che se me lo grazia torno a essere una sua fan sfegatata e magari convinco pure Sallusti, che tra l'altro la stima tanto da quando lei lo ha graziato per motivi umanitari. Ecco il punto, Maestà. Nel 2006 la Consulta ha stabilito che la grazia può essere concessa solo per ragioni umanitarie, cioè per alleviare una pena troppo dura, troppo pesante. Ora, per Sallusti le ragioni umanitarie ricorrevano tutti. Le posso garantire che vivere reclusi per mesi a casa mia è una pena che non auguro al mio peggiore nemico. Ma lei ha graziato pure quel colonnello americano che aveva sequestrato Abu Omar e gli ha levato pure la pena dell'interdizione, eppure quello era latitante, che ragioni umanitarie c'erano.
Oltretutto quello aveva sequestrato una persona, Silvio no, ha solo dimenticato di pagare 300 milioni di tasse. No, maestà, non mi citi anche lei il campione tedesco Hoeneß che si è beccato 3 anni e mezzo in primo grado per aver evaso 27 milioni, non ha fatto appello, si è dimesso dalle cariche e si è consegnato alla giustizia per essere arrestato. Quelli non sono normali, quelli sono crucchi. Pensi che in Germania se uno viene condannato a 3 anni e mezzo, va in galera e ci resta 3 anni e mezzo. Ma le pare serio? Sono dei barbari, sono peggio dei nazisti, non sanno neanche cosa vuol dire prescrizione, condono, indulto, scudo fiscale, amnistia, grazia, tutte parole intraducibili in lingua tedesca, uno stato di polizia. E poi mi scusi, ma un anno fa Berlusconi era già stato condannato in primo grado per frode fiscale esattamente come Hoeneß, eppure a lei non fece mica schifo farsi rieleggere con i suoi voti, incontrarlo più volte, riportarlo al governo. E quando Silvio cantò in Parlamento «Meno male che Giorgio c'è», lei lo abbracciò e gli diede addirittura dello statista, che ce lo ricordiamo a tutti che ci siamo rimasti. Ora che Silvio ha bisogno di lei, lei non gli può rifiutare un favore. Le ragioni umanitarie ricorrono tutte. Pensi che da quando è uscito dal Senato, dove peraltro non metteva mai piede, vive segregato in casa, ostaggio della Pascale. Pare che sia proprio legato al palo della lap dance nella saletta del Bunga Bunga, con Dudu che gli piscia sulle scarpe continuamente e la Francesca che gli lesina anche i fagiolini e gli fa una scenata dopo l'altra, altro che servizi sociali, ma piuttosto è meglio la galera. L'altro giorno, poveraccio, ha tentato di far entrare di soppiatto la nipote di Red Canzian con la scusa di un provino canoro. Sono subito volati stracci, mattarelli e stoviglie. Poi si è scoperto che non era neppure la nipote di Red Canzian, perché lui con le nipoti non ci azzecca mai proprio. Ogni tanto vede Verdini, che però va di rado perché è sempre da Renzi. Ghedini va spesso, ma sempre per mettergli in testa delle idee strane. Pensi che l'ha convinto che a Brescia gli rifaranno il processo Mediaset come nuovo, che la Corte di Strasburgo abrogherà la legge Severino, che quella di Lussemburgo gli cancellerà la condanna, tant'è che adesso stanno provando anche con le corti di Amburgo, Magdeburgo, Friburgo e San Pietroburgo, praticamente il giro del mondo. A me non mi fanno entrare da mesi in quella casa. L'ultima volta che ci sono riuscita ho dovuto travestirmi da Maristel Polanco, vestita da Hilda Boccassini, che lui appena mi ha vista è scappato urlando «Oddio, sono già venuti a prendermi!» e gli è preso un mezzo infarto. Ho scritto anche al Santo Padre perché mettesse una parola buona, ma quello manca una piega, credo di essere l'unica italiana a cui non ha ancora telefonato. Deve essere un papa comunista. Non ci abbandoni anche lei, altezza reverendissima, glielo chiedo con il cuore in mano, prima che Berlusconi compia qualche gesto irreparabile. Ma lo sa che sta pensando anche alla fuga? L'altro giorno l'ho trovato che stava provando a entrare nel trolley della Dama Bianca in partenza per il Venezuela, piegato in due come le contorsioniste. E c'era pure riuscito, era un piano perfetto come la fuga di Kapler. Aveva anche chiesto il passaporto al TAR, poi quella cretina si è fatta beccare con 24 kg di cocaina nel trolley e ha mandato tutto a monte. Adesso lui si sta informando per affittare un Boeing in Malesia, perché se sono invisibili ai radar e ai satelliti magari non li vedono nemmeno i giudici. Bisogna fermarlo e solo lei, maestà, può riuscirci. Io, parola di pitonessa, sono pronta a sotterrare l'ascia di guerra e a prostrarmi ai suoi piedi, a baciare la sua sacra pantofola e se vuole mi porto dietro pure il pitone, cioè Sallusti. In attesa di un cortese e sollecito riscontro, noi due umili sudditi e inferiori la omaggiamo fantozianamente come Benigni e Troisi col Savonarola in Non ci resta che piangere. Santissimo Napolitano, come sei bello, quanto ci piaci a noi due. Ti salutiamo con la nostra faccia sotto i tuoi piedi e senza chiederti nemmeno di stare fermo, puoi muoverti e noi zitti sotto, punto. Non volevamo minimamente offendere i tuoi peccatori di prima, Daniela la pitonessa e Alessandro il pitone con la faccia dove sappiamo, sotto i piedi.